Grazie mille Mario, grazie signore e signori per essere venuti qui. Mini congresso, sì, perché le cose da dire sarebbero tantissime. Purtroppo anche noi subiamo le conseguenze della crisi, la riduzione di quelli che sono i potenziali finanziamenti per questi eventi culturali e a mio avviso anche molto molto importanti. Comunque cerchiamo con quello che abbiamo di fare del nostro meglio, vedo che siete sempre presenti alle nostre conferenze, alle nostre manifestazioni, questo mi fa molto piacere. Parlare di ufologia oggi è difficile e lo è ancor più rispetto a una situazione sociale, politica, economica che negli ultimi anni, come tutti noi sappiamo, è andata a peggiorare. Quindi portare un tema come il nostro, che sia ufologia, che sia scienza di frontiera, che sia ricerca dedicata ai campi nel grano, ai cerchi nel grano, eccetera, è molto molto più ostico e ovviamente noi lo facciamo con grande passione, ma con le dovute difficoltà da superare. Io oggi vi presenterò alcune cose che riguardano una recentissima apertura di informazioni da parte del governo messicano, citerò solo alcuni aspetti di questa informazione, che riguardano dei ritrovamenti come questi. Questi sono dei reperti Maya che il governo messicano ha recentemente reso pubblici, perché non è solo un reperto, e che fanno parte di una serie di reperti molto molto particolari. Si tratta di reperti che toccano la cultura Maya e qui penso che non bisogna essere uno scienziato per capire che quello che è inciso su queste pietre è di natura prettamente non terrestre. Questo ha la fattezza di un razzo, questo ha la fattezza di un astronauta collocato dentro un qualcosa di non meglio definibile, questo ha la fattezza di un tipico disco volante, idem questo. Sono reperti che il governo appunto messicano ha divulgato recentemente a corroborare quello che noi ufologi e ricercatori in questo campo diciamo già da decenni, scusate, non da anni, ma da decenni. Non siamo gli unici abitanti di questo mondo e addirittura, ne parlerà poi Michelangelo, non ce n'è solo uno, a quanto pare, di mondo, di universo. Questo per introdurre una tematica che ci riguarda da vicino. Noi qui in Ticino non abbiamo la fortuna di avere i reperti di una grande cultura come è stata quella Maya, tra l'altro dei Maya si sa, in base alla loro Bibbia che si chiamava Popol Vuh, che sarebbero spariti in massa. Cioè, c'è stato qualcuno che ha rapportato la departita di un folto numero di Maya che non sarebbero stati soggetti a una morte fisica, quindi sono stati portati in un'altra dimensione, ovviamente da qualcuno e da qualcosa. Anche questo tema da approfondire, questa tematica che adesso sto menzionando verrà poi ripresa più approfonditamente da Pier Giorgio Caia, che è il più grande documentarista di queste tematiche a livello mondiale e viaggia in tutto il mondo, soprattutto in America Latina, per appunto documentare questi fatti. Noi, come dicevo, qui abbiamo altre realtà che comunque desidero mostrarvi. Vedete, questo è un documento mostrato anche in altre occasioni, in altre conferenze, però è sempre utile ricordarlo, della nostra aviazione militare svizzera, datato 1976, dossier 248/CH. E vedete quello che c'è scritto in tedesco: Fragebogen für Beobachtungen von UFOs, altro non è che un questionario per le osservazioni degli UFO. E qui vedete tutta una serie di rapporti di un oggetto che vediamo qui se ne è definita la forma. Sicuramente in qualche parte è definita la forma, forma di stella, von Auge des Stern, quindi a vista d'occhio come una stella, però con il cannocchiale sembrava essere avere la forma di un mirage.
Questo documento è uno dei tanti documenti che il nostro archivio militare ha. Vedete, qui c'è un altro analogo, interessante questo, legato in lingua francese. Mi sentite bene? Non c'è l'eco? Va bene? Ecco, interessante qui, guardate, disc. Qui siamo nell'anno 76-78, non si legge bene. Comunque sicuramente al di fuori di questa nostra tecnologia sofisticata che riesce a produrre con trucchi di ogni genere delle falsificazioni, delle mistificazioni, qui la descrizione è netta e chiara. L'oggetto aveva la forma di un disco e anche qui si tratta delle truppe d'aviazione militare svizzera che hanno rapportato questo. Questo è molto interessante, non ve lo mostro non tanto per il contenuto, ma per quanto riguarda, vedete, la forma di censura. Quindi chi sopra di noi ha in mano quello che banalmente si definisce il governo, evidentemente sa da decenni che nei nostri cieli vi sono delle presenze, vi sono dei mezzi, vi sono dei velivoli, vi sono delle energie luminose che non appartengono alla categoria dei nostri mezzi di volo, però ufficialmente non ci dice niente, come in tante altre cose. Ma perché abbiamo questa situazione? Perché oggigiorno c'è questa forma di ostinazione nell'occultare una verità che ci riguarda strettamente nella nostra evoluzione come esseri umani, come individui, come società? Evidentemente c'è chi a livello politico, ma soprattutto a livello militare, non intende mollare l'osso, non intende farci capire cosa siamo veramente, che cosa stiamo vivendo, che cosa stiamo andando incontro, perché si sa che l'ufologia è strettamente legata agli interessi bellici. Perché, ne parlerà anche Marco Borisco, il pilota che abbiamo qui con noi, perché tutto quello che è recupero di scafi, di mezzi alieni studiati tramite i famosi progetti di retroingegneria, soprattutto in area 51, di cui appunto ne parlerà Marco, tutto quello che è il risultato ricavato da questi progetti viene convogliato matematicamente nella sfera bellica. Ecco, questo tanto per testimoniare che siamo proprio l'unica civiltà in tutto l'immenso universo e anche quella più intelligente. Ci uccidiamo ancora tra di noi, non abbiamo superato ancora i più elementari problemi di sopravvivenza, di convivenza e non sappiamo affrontare le realtà di tipo costruttivo che sono messaggi che da decenni, ripeto, provengono dallo spazio se non in questa forma. Vi cito a tal proposito un ex politico perché è un signore attempato ed è in pensione, l'onorevole Poirier. L'onorevole Poirier è stato per molti anni il ministro della difesa canadese e lui sostenne in occasione di un'importante conferenza dedicata al cosiddetto Disclosure Project, quindi al progetto d'apertura dell'informazione ufologica, al Citizen Hearing a Washington, disse: gli UFO volano da oltre mezzo secolo in totale libertà nei cieli del nostro pianeta. Ci abitueremo alla loro presenza, così come siamo abituati alla presenza degli aerei. Beh, se questo lo dice Cusi, ci rivela in faccia. Se lo dice il signor Poirier, Poirier assume un altro tipo di importanza. Quindi, renderci ciechi, di cui ci si serve anche dei mass media, perché i pochi programmi che vengono fatti con criterio, in tal senso, rimangono in ora, in tarda ora, oppure sono rilegati a dei tipi di canali come Sky, che non sono proprio di tutti e magari anche un po' più difficili da ottenere e da vedere. Questo ovviamente perché, come dicevo all'inizio, c'è chi vuole questo tipo di situazione. Ma dove c'è l'ombra c'è anche la luce, siamo nella dualità e quindi c'è anche la controparte, c'è anche chi lavora da decenni per un'informazione corretta, per farci capire che non solo non siamo soli, ma che siamo proiettati verso un'evoluzione immensa.
Di questo, se non per esempio il mutuo Newfoundland, ve lo cito brevemente, MUFON, che negli ultimi 30-40 anni ha catalogato 200.000 casi di avvistamenti UFO, che sono la punta di un iceberg, cioè di avvistamenti UFO nel senso di fenomeno non convenzionale, ce ne sono milioni. Al momento ci sono sulla Terra numerose presenze di matrice non terrestre, non solo avvistamenti, ma incontri ravvicinati. Una società segreta formata dal Consiglio per le Relazioni Estere, il Club Bilderberg, la Commissione Trilaterale, i cartelli bancari internazionali, i cartelli petroliferi, sta verificando di creare un unico governo per tutto il pianeta. Sono loro i responsabili della censura al pubblico delle notizie sugli extraterrestri e sui fenomeni UFO. Quindi, oltre la disinformazione, appunto anche un palese tentativo di manovrarci e di incanalarci verso determinati obiettivi che non devono essere i nostri, devono essere quelli di qualcun altro. Adesso vediamo un po' se riesco a farvi vedere un filmato che riguarda le dichiarazioni, eccolo qua, di Nick Pope. Allora, Nick Pope, dovete sapere, è stato un ufficiale della RAF, della Royal Air Force, e ha lavorato per anni per il Ministero Pubblico, no scusate, per il Ministero della Difesa britannico, ed è stato il responsabile per l'apertura degli UFO file inglesi, ma non sono 10, 20, sono circa 20.000. Ecco, vediamo un po' se lo trovo, eccolo qua. Vediamo quello che ci dice. Segnalazioni di oggetti volanti non identificati, non solo amatoriali, ma anche provenienti da fonti militari, e persino testimonianze di incontri ravvicinati del terzo tipo. Come ammettono gli stessi servizi segreti inglesi, per ben il 10% delle segnalazioni non esiste alcuna spiegazione scientifica. Tutto ciò è racchiuso negli archivi segreti britannici, che il Ministero della Difesa ha, da pochi giorni, deciso di rendere pubblici. Noi siamo andati a Londra a vedere i documenti pubblicati su internet con i nostri occhi e a parlarne con un vecchio amico di Voyager, l'ex funzionario del Dipartimento Ufologico del Ministero della Difesa britannica, Nick Pope. Vorrei salutare Roberto Giacobbo e tutti gli amici di Voyager. Il mio compito negli anni compresi tra il 1991 e il 1994 è stato quello di indagare sui resoconti degli avvistamenti di UFO per verificare se vi fossero prove di fatti che potevano essere di interesse per il Ministero della Difesa. Il governo britannico ha deciso di pubblicare tutto il suo archivio in materia di UFO. In totale si tratta di 160 dossier. E alcuni di quei dossier contengono documentazioni lunghe centinaia di pagine, quindi qui ora si trovano decine di migliaia di pagine. Il materiale contenuto nel dossier è decisamente misto. In gran parte si tratta di materiale banale e ci sono resoconti di avvistamenti dai quali risulta evidente che quelle persone avevano avvistato oggetti molto comuni, per esempio aerei in volo, stelle particolarmente luminose, pianeti, meteoriti. Ma c'è anche del materiale più interessante, per esempio degli avvistamenti realizzati da agenti di polizia e da piloti. Ci sono dei casi nei quali gli UFO hanno causato effetti fisici sull'ambiente. In numerosi casi sono state segnalate anomalie nei funzionamenti delle apparecchiature delle automobili, per esempio le autoradio, e accensioni e spegnimenti improvvisi degli impianti di riscaldamento. E un altro caso interessante nell'ambito del quale due UFO sono stati individuati e seguiti da un radar militare mentre percorrevano 10 miglia nautiche in 12 secondi. Da quando il Ministero della Difesa iniziò ad occuparsi degli avvistamenti dei UFO, all'inizio degli anni 50, il Dipartimento ha ricevuto più di 10.000 segnalazioni di UFO e nel 5% dei casi, dopo le indagini, gli avvistamenti rimangono inspiegati. Il caso più interessante emerso durante il mio servizio all'indipendenza del governo avvenne nel marzo del 1993,
quando un UFO sorvolò numerose aree del Regno Unito e fu avvistato da almeno 100 testimoni, tra i quali anche degli agenti di polizia e del personale militare. Quell'UFO fu anche visto mentre sorvolava direttamente due basi dell'aeronautica militare e fu avvistato da una pattuglia della polizia militare dell'aeronautica all'interno di una di quelle basi. Poi fu avvistato dall'ufficiale meteorologo della seconda base e quando parlai con quell'uomo mi descrisse un grande velivolo di forma triangolare, le cui dimensioni erano comprese tra quelle di un aereo da carico Hercules C-130 e un Boeing 747. Mi disse che il velivolo si trovava un centinaio di metri dal terreno e che inizialmente si muoveva con lentezza, emettendo un ronzio a bassa frequenza. Proiettava sul terreno un piccolo fascio di luce simile a un laser e poi l'oggetto è passato dalla velocità bassa a una velocità altissima, raggiungendo subito l'orizzonte, in pochi secondi. Quell'uomo aveva 8 anni di esperienza nell'aeronautica militare. Conosceva gli elicotteri militari e il jet fighterucci che vedeva quotidianamente e mi disse che quel velivolo era molte volte più veloce dei nostri jet militari e che quelle velocità erano impossibili per i nostri mezzi. Dopo 21 anni al servizio del Ministero della Difesa, 3 dei quali passati a lavorare sul progetto UFO, non posso dire di avere più certezze sul fenomeno dell'UFO rispetto a quante ne avessi all'inizio, ma non sono in grado di presentare una spiegazione definitiva del fenomeno e per quanto ne so, la questione resta misteriosa. Solita prudenza inglese, per questo signore l'abbiamo tra l'altro avuto ospite nel 2006 quando abbiamo fatto il secondo congresso internazionale di ufologia a Leiden, ai tempi li facevamo a Leiden, una persona veramente squisita e sicuramente molto molto seria e molto molto attendibile. Vi voglio mostrare ancora un altro filmato che fa parte ormai della storia dell'ufologia ed è il filmato che riguarda la testimonianza del Belgio, dell'UFO triangolare avvistato in Belgio nell'89 e forse alcuni di loro conosceranno questo caso. Anche qui abbiamo delle testimonianze veramente fortissime. L'avvistamento del Belgio è una testimonianza unica nel suo genere. Per la prima volta nella storia, infatti, l'aeronautica belga svela gli elementi più scottanti di un fenomeno che scienziati e militari non hanno esitato a definire inspiegabile. È il 30 maggio del 1990. A pochi chilometri dal confine con l'Olanda, centinaia di persone, tra cui 3 pattuglie della polizia, osservano per diversi minuti l'evoluzione di uno strano apparecchio di forma triangolare. I radar di Glons e Summerside, che controllano il traffico aereo della zona, captano un segnale anomalo. Nessuno immagina ancora quello che da lì a pochi minuti accadrà. Alle 00.05 dal quartier generale dell'aeronautica militare belga parte l'ordine di far decollare 2 F-16. Gli aerei si portano immediatamente in contatto radar con quello che in seguito verrà definito oggetto volante non identificato. Improvvisamente l'oggetto sconosciuto, passando da 300 a 1700 piedi d'altezza, accelera da 280 a 1700 km orari in un solo secondo, facendo perdere le proprie tracce. Un'accelerazione impossibile per qualsiasi aeromobile di fabbricazione terrestre, che provocherebbe la morte immediata di ogni essere umano, poiché il limite massimo che può sopportare un pilota da caccia è 5 volte più basso. Al termine dell'inchiesta, il colonnello De Brouwer, capo della sezione operazioni dell'aviazione belga, rilascia una dichiarazione inquietante. Quando degli scienziati seri mi dicono che bisogna avere il coraggio di affrontare l'ipotesi di fenomeni di origine extraterrestre, lei come reagisce? Siamo sempre prudenti perché noi abbiamo bisogno di prove concrete, ma questa ipotesi è chiaro, rimane aperta. Ecco, le prove concrete ci sono, chiaramente, basta volerle vedere. Beh, rispettiamo la posizione di queste persone che si esprimono, noi sappiamo benissimo che le prove concrete ci sono.
Vorrei anche, se possibile, farvi vedere, forse non tutto, ma una parte di un filmato, no, non ce l'ho qui, comunque riguardava la testimonianza di un pilota peruviano che, mentre era in servizio, è stato incaricato dal suo superiore di attaccare un oggetto discoidale color crema di un diametro di circa 20 metri e di sparare proprio contro questo velivolo. Lui l'ha fatto, questi colpi che lui ha sparato contro il velivolo sono caduti a terra, sono rimbalzati senza nemmeno sfiorare questo misterioso velivolo, e lui dichiara che qualsiasi altro mezzo di volo sarebbe stato abbattuto. Questo velivolo assolutamente non è stato minimamente danneggiato, anzi i proiettili caduti a terra poi hanno causato dei danni e il misterioso oggetto è stato avvistato da circa 1500 persone, perché per un bel po' di tempo, circa un'ora, se non è presente, ha sorvolato la base militare di Rajoy Pipa, credo si chiamasse, scusate, non ho proprio adesso in mente esattamente le definizioni, comunque è una delle dichiarazioni più importanti, penso che la possiate trovare anche su YouTube, e il pilota è un pilota peruviano. Ma torniamo qui da noi, torniamo dalle nostre parti. Allora, noi lavoriamo qui in Ticino, lavoriamo dal 1995, abbiamo catalogato tantissimi casi ufologici, abbiamo catalogato 500-600 casi di UFO, di avvistamenti di matrice inspiegabile, qui in Ticino, nella vicina Italia, ma anche dalla Svizzera tedesca ci provengono segnalazioni, dalla Svizzera francese, dalla Francia, dall'Italia. Diciamo che noi ci concentriamo sulle indagini, sulle analisi qui in Ticino, però ci chiamano anche da altrove. E se qualcuno ha un avvistamento UFO, chiama la polizia e dirottano il tutto su di noi. Vi voglio parlare di alcuni casi piuttosto recenti che abbiamo catalogato, sui quali abbiamo indagato. Non posso presentare ovviamente tutti perché sono alcune centinaia, ma questo caso qui mi è sembrato abbastanza interessante, soprattutto perché ha coinvolto una quindicina di persone. Allora, non è un granché di foto, come al solito queste foto vengono scattate all'improvviso da chi è testimone di questi avvistamenti con il cellulare, con quello che hanno portato di mano. Qui siamo precisamente a Riva San Vitale, non si vede ovviamente, però ve lo dico, ed era il 6 luglio del 2013. Il messaggio è stato questo: ieri sera verso le 0:15, quindi mezzanotte e un quarto, eravamo alle feste al lago di Riva San Vitale. Una, tra virgolette, palla di fuoco arancione rosso e giallo chiaro si è avvicinata e è apparsa arrivando dal Monte San Salvatore, dal Monte Generoso verso Riva San Vitale. Lì si è fermata per qualche minuto, il tempo per riprendere la foto. Poi piano piano è salita di quota obliqua verso la zona di Melano d'Oggia. Giovedì scorso, 4 luglio, un nostro amico ha visto la stessa cosa a Capolago. Gli è apparsa proveniente da Lugano un'identica sfera, si è fermata per qualche istante e poi ad angolo retto, forte velocità è scomparsa in direzione del Monte Generoso. Allora, sicuramente le persone non hanno nessun motivo, nessuna intenzione, nessun piacere a divulgare queste cose, che sono tra l'altro sempre molto fraintese, per farsi pubblicità. Questo l'abbiamo veramente potuto appurare, è avuto solo un caso un po' strano in tutta la nostra storia di analisi e di indagine ufologica. Queste persone ci dicono quello che vedono: una sfera che ha una dinamica, che sale, che vira, che si sposta, che si ferma. Allora, qualsiasi persona mi può venire a dire, ma probabilmente era un palloncino, sonda, una lanterna cinese, ma abbiamo la testimonianza di persone genuine che confermano che non è così, perché un palloncino,
un palloncino, una lanterna cinese, un palloncino sonda, non può avere queste modalità, non può fare questi movimenti, sono movimenti come noi li definiamo, intelligenti e pilotato, ha una sua intelligenza. Poi continua sempre su questa testimonianza, perché ci è arrivata poi la mail anche di questo signore, di questo ragazzo che il 4 luglio avrebbe visto la stessa cosa, e ci diceva: salve, è la prima volta che mi capita di vedere qualcosa di strano e sospetto nel cielo notturno, quindi ho deciso di inviare questa mail anche per sapere se altri oltre a noi hanno visto questo fenomeno. E spiega esattamente praticamente quello che c'era stato spiegato precedentemente dalle altre persone. Quindi vedete, è sicuramente una testimonianza genuina e corroborata da diverse altre persone. Questo è sempre importante, perché mal che vada, se ce n'è uno che può sbagliare, è già più difficile sostenere questo se sono in 15. Poi ci è arrivato anche questa email, questa segnalazione di questo misterioso oggetto fotografato il 30 di agosto a Lugano, nella zona della Resega, alle 17.33, che guardate un po', ha delle fattezze veramente strane. Qui è un po' sgranato perché il nostro pilota ha analizzato questa foto. Era un oggetto prettamente sferico, blu, bluastro, con apparentemente una finestrella qui luminosa. Vedete? Questo oggetto girava silenzioso a bassa quota, neanche a 1000 metri, ci viene segnalato, prima attorno a se stesso e poi tracciava un cerchio nel cielo, così come in fondo anche la Terra si muove. E anche per questo oggetto non abbiamo trovato nessun tipo di spiegazione convenzionale, era estremamente energetico, particolarissimo, silenzioso, non era nulla, né moto, né elicottero, né palloncino, né quant'altro di sciocco viene detto in questo caso, spesso e volentieri. Ecco, vediamo qui un altro caso straordinario. Qui praticamente si tratta dell'avvistamento di due piccole sfere che un signore ha filmato ad Arzo, qui è a casa sua, presuppongo, comunque in un'abitazione, anche questa abitazione c'è un prato, e ha visto queste due piccole sfere come fuoriuscire dal nulla, si sono materializzate dal nulla nel prato che lui stava filmando. Tra l'altro pioveva di rotto, si vede anche l'atmosfera piuttosto piovosa, e queste sono le analisi di queste due sfere, di questi oggetti. Anche qui si tratta di oggetti di energia che inspiegabilmente sono apparsi come provenienti da un'altra dimensione, e tra l'altro questo signore non li ha neanche notati nel momento in cui stava filmando, li ha notati dopo, osservando in un secondo momento queste registrazioni che aveva fatto, scusate, e se ne rese conto appunto che aveva registrato, aveva filmato queste misteriose sfere. Penso di avere qui anche il filmato. Vediamo un attimo. Penso di averlo da qualche parte. No, comunque, niente, sono, come vi ho detto, delle sfere misteriose che, tra l'altro, la persona, un politico, di certo non avrebbe avuto piacere e neanche minimamente l'intenzione di venirci a raccontare delle sciocchezze. Niente, qui sono a San Marino, al convegno, l'ultimo convegno che c'è stato sull'ufologia, sono molti anni, praticamente dal 96 che seguiamo i simposi mondiali di San Marino, e sono con una persona qui tanto gentilissima, molto
Interessante, una persona importante quanto umile, questa signora che adesso vi mostrerò e che si è dichiarata anche disposta a venire a Lugano a dare le sue importanti segnalazioni e le sue importanti dichiarazioni. E ve lo mostro subito. Ecco qua, facciamo passare anche queste immagini. Scusate, è un po'. È un po' lento tutto il meccanismo, comunque ve la mostro perché è una persona che merita essere menzionata per la sua personalità, per il suo coraggio e spero vivamente di poterla invitare l'anno prossimo. Questa signora qui è Laura Maddalena Eisenhower, è la pronipote del presidente Eisenhower con il suo compagno e ha avuto il coraggio di dire delle cose estremamente importanti per quanto riguarda le conoscenze di matrice ufologica degli Stati Uniti. Non sono coinvolti solo gli Stati Uniti, sono coinvolti tutti i paesi. Però ha avuto veramente il coraggio di sostenere che gli Stati Uniti collaborano, come anche l'onorevole Poirier, con delle creature che non fanno parte del nostro pianeta. Bene, concludo con un caso che ha destato un po' di scalpore, in quanto ci è pervenuto dalla Svizzera francese. L'oggetto in questione era incredibile. Siamo stati chiamati nei primi giorni del dicembre dello scorso anno e il testimone Romando ci ha dichiarato quanto segue. Sabato 7 dicembre, ore 1:40, sopra Hydre-Dombes-les-Bains, ho visto dal mio balcone, mi ero recato per fumare una sigaretta, un oggetto basso, probabilmente a circa 800-1000 metri di altitudine, che rappresentava un oggetto enorme da un'estensione di circa 1 km². Quindi per noi questo potrebbe stare a significare che era una nave madre. Sarebbe stato avvistato a Basilea verso il 31 marzo, verso le 22:33. Il 1 aprile siamo stati contattati, tanto è vero che all'inizio veramente pensavo che qualcuno ci volesse fare uno scherzo il 1 aprile, però così non è stato. Questo oggetto è stato avvistato prima a Basilea, ma poi, stranamente, pochi minuti dopo, è stato avvistato a Mendrisio da persone, non posso dirvi i nomi, ma sicuramente molto, ma molto attendibili. È stato avvistato sopra Genestrelio ad un'altezza di circa 1000 metri, moto lineare, silenziosissimo, senza lasciare la benché minima scia di combustione. Noi sappiamo che qualsiasi corpo celeste, materiale di rientro, quant'altro, entra nella nostra atmosfera, per pressione dritto con l'atmosfera terrestre si incendia e lascia una scia di combustione. Questo era privo di scia di combustione, non poteva trattarsi di meteorite, non poteva trattarsi di bolide, silenziosissimo, a un certo punto accelerato ed è sparito verso nord. Pochi minuti dopo veniamo contattati da un signore della Val di Blenio che ci dice che alle 22:35 in Val di Blenio, precisamente tra Prugiasco e Ponto Valentino, ha visto un analogo oggetto, bassissimo. Vi posso magari leggere brevemente la sua testimonianza. La prima impressione è stata quella di vedere un elicottero in rapida fase in discesa, poiché l'oggetto puntava verso il basso, quindi fosse stata meteorite, bolide, sicuramente sarebbe andata a schiantarsi causando non un buco ma un cratere per quello che era la dimensione dell'oggetto e la velocità. Continuo. Stavo circolando al volante della mia auto nel tratto di strada che dalla principale mi conduce verso
casa mia, nella campagna dell'abitato di Brugiasco. Percorrevo il tratto di strada in discesa, direzione ovest verso est, quando ad un tratto, con la coda dell'occhio, finestrino di sinistra, ho scorto una luce prodotta da questo oggetto che si spostava velocemente nella mia stessa direzione di marcia, scendendo come per andare ad atterrare o a compiere una rapida virata o a schiantarsi al suolo. Oggetto di sagoma ovale, come un elicottero o una libellula, con un, tra virgolette, muso fluorescente, giallo verdino, la cui luce lo contornava come effetto luce nella nebbia, quindi chiamiamola una luce vaporosa. Aveva una coda, il cui colore fluorescente sembrava smorzandosi e andava smorzandosi e alla cui estremità vi era una luce ben precisa, rossa, non intermittente. Si spostava a bassa quota, massimo 1000 metri, la stessa cosa che ci hanno detto i testimoni del Mendrisiotto, ed ha attraversato di velocissima velocità tutta la valle in circa 4 o 5 secondi. Il cielo era limpido e stellato, sono sicuro di quello che ho visto e sono certo che era un oggetto intelligente, quindi non era una meteorite. Un meteorite non può entrare nello spazio aereo svizzero Basilea, arrivare fino nel Mendrisiotto o anche oltre, perché se non ero Marco, a te è stato segnalato in quel periodo un analogo oggetto nel Bergamasco, quindi probabilmente è un oggetto di tipo intelligente che si è fatto un giretto in pochissimi minuti, anzi qui si parla di pochissimi minuti, attraversando tutto il territorio svizzero e oltre confine per poi ritornare verso nord. Questo e molto di più viene segnalato al nostro centro. Noi cerchiamo nel limite del nostro possibile di fare del nostro meglio, di dare le informazioni più appropriate, più adeguate, di lasciare spazio ovviamente a tutto quello che è il vissuto di un testimone. Si possono fare dei ragionamenti più o meno intelligenti su queste cose, l'importante è rendersi conto che qualcosa nella nostra società deve cambiare. Tutto lo segnala il nostro modo di vivere che è decadente, lo segnala la nostra difficoltà economico-politica, lo segnalano tantissime altre nostre realtà, difficoltà interpersonali, smarrimento dei valori, perdita delle nostre identità. Qualcosa di nuovo si affaccia sulla superficie della nostra vita, vuole entrare nella nostra vita, qualcuno ce lo impedisce, qualcuno inconsciamente o consciamente non vuole che noi prendiamo atto di questo. Di questo noi ne dobbiamo essere consapevoli e lo scopo del CUSI è dare questi input, questi messaggi, queste informazioni affinché ognuno di noi possa essere più cosciente e ognuno di noi possa affrontare sia il presente che l'imminente futuro che credo che porterà con sé dei grandi cambiamenti con più serenità, con più intelligenza e con una maggiore consapevolezza delle cose. Mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione e cedo la parola al gentilissimo astronomo Michelangelo Petticorvo.